Il capoluogo a Colle Sapone per questo primo giorno della maturità 2024. Oggi appunto il giorno della prima prova scritta d'italiano. Domani, giovedì 20 giugno, la seconda prova. Una prova che andrà a caratterizzare i singoli istituti in base appunto alla disciplina individuata per ciascuna scuola. Poi, a partire dal lunedì della prossima settimana, si andrà avanti con le prove orali in cui gli studenti saranno chiamati a eh, effettuare una serie di collegamenti interdisciplinari. Oggi, appunto, la prova scritta d'italiano l'ora della maturità è scattata a partire dalle 8.30 nelle scuole di tutta Italia oltre 10.000 gli studenti abruzzesi chiamati agli esami di maturità. Le tracce, Pirandello, il concetto di imperfezione eh, secondo Rita Levi Montalcini e tante altre. Le scopriamo insieme ai maturandi. Maturità 2024 il giorno della prima prova com'è andata? È andata bene, sono uscite delle tracce che non ci aspettavamo, diciamo, ma aspettavo l'intelligenza artificiale nel testo argomentativo, ma purtroppo è uscita con Pirandello, Pirandello ancora non lo studio per l'orale, quindi ho fatto la traccia C2 che parlava, del, diciamo, dell'importanza del diario che è una cosa in cui noi possiamo scrivere tutto ciò che proviamo e dell'importanza dei social che hanno sovrastato il diario e quindi dovevi dire diciamo la differenza diciamo cosa hanno comportato i social con il diario. Come ti sono sembrate le tracce e domani invece secondo giorno quale disciplina ti aspetterà per la seconda prova? Domani mi aspetta matematica, ma l'ho studiata, speriamo bene e le tracce sinceramente non ci ho fatto molto caso, sono andato direttamente sul testo argomentativo perché è quello che mi riesce meglio su questo. Tra i primi a uscire qui a, tra gli studenti di Colle Sapone erano semplicissime queste tracce? E sì, diciamo di sì. Poi già con l'italiano non ho un buon rapporto, quindi mi sono trovato a consegnare subito, anche perché non avevo argomentazioni da aggiungere, e, e niente, speriamo, speriamo che vada bene. E speriamo che vada bene anche la seconda prova. Sulla seconda prova non ci sono molte speranze, però mai dire mai. La speranza è l'ultima a morire. Maturità 2024, com'è andata la prima prova? Molto bene, devo dire. Ho scelto una tipologia abbastanza semplice, quattro colonne, ho scritto abbastanza. Erano le tracce che ti aspettavi? No, assolutamente no. Per niente. Adesso in bocca al lupo ci sarà anche il ripasso da fare in questi sì, giorni. Sì, 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 assolutamente. Soprattutto per la seconda prova che è bella tosta. Primo giorno degli esami di maturità, la prima prova scritta di italiano, com'è andata? Speriamo bene, dai. Che traccia hai fatto? La C2. Era praticamente su, sul diario segreto e su come si è sviluppato con i social e con tutte queste nuove tecnologie, diciamo. Anche tu la traccia sui social? No, io ho fatto la C1 che parlava dell'imperfezione diciamo, bisognava elogiare l'imperfezione. Andiamo avanti, com'è andata questa prima prova? È abbastanza bene, dai, ho fatto pure io la traccia sul diario. E ho scritto un po' di cose sui social, sulle nuove tecnologie. E basta. Che traccia abbiamo qui? Io la B1 ho fatto sulla bomba atomica e sulle conseguenze che ha comunque sul mondo. Su vabbè, del resto, comunque. Domani la seconda prova in bocca al lupo a tutti. Che prova vi aspetta? chi mi vuole rispondere? Ah. Facciamo la prova di meccanica domani, che è diciamo la più difficile. E si vedrà, si, vedrà. si vedrà. Pirandello, Ungaretti, i selfie, il silenzio. Tante insomma le tracce di questa prima prova. Come è andata? Speriamo bene, speriamo. Questo non lo so, si vedrà, però tecnicamente dovrebbe essere andata bene. Che traccia hai scelto? C2 quella sui diari, molto semplice, sbrigativa e veloce. Non era quello che ti aspettavi? No, in realtà era abbastanza semplice. Quasi tutti i testi erano fattibili, secondo me. Poi si vedrà. In bocca al lupo. Grazie, viva il lupo.